Apro io i primi interventi perché questa manifestazione è per un po' colpa e per un po' è merito mio, ma mai quando l'abbiamo organizzata, dovendo fare una manifestazione per la legalità, mai avrei pensato che nella stessa settimana arrivasse un messaggio da parte del Presidente della Repubblica con cui si chiede l'indulto e l'amnistia. Mai l'avrei pensato. Non ha mai mandato un messaggio durante i suoi due mandati il Presidente. Mi sarei augurato che in un momento del genere il messaggio lo facesse per la disoccupazione, per i nostri giovani, per i nostri anziani che non arrivano alla fine, perché la gente arriva al suicidio per la pressione fiscale che c'è e di quelle cose se ne è fregato. Ci chiede di sistemare il problema del sovraffollamento delle carceri. Se c'è troppa gente in carcere, si costruiscono carceri più grossi o altre carceri in più. Punto! E se qualcuno sostiene che c'è un problema di costi, in carcere ci vanno anche a lavorare, così se la pagano da soli il carcere e il mantenimento. E visto che il 50% della popolazione carceraria è costituita quasi per il 50% da extracomunitari, che vadano a espiare la pena a casa loro. Punto! C'è già questa regola con i paesi con cui stabiliamo degli accordi. Peccato che ci sia la clausola che deve essere d'accordo il detenuto, ma roba da matti. E quando è che quello lo firma per andare a casa degli altri? Mai. 82 se ne sono tornati a casa, con quel che ci costano. E è chiaro che il problema della legalità delle carceri si incrocia pesantemente con il problema dell'immigrazione. Io quest'estate ho usato un'espressione fuori luogo riferendomi al ministro. Io non ce l'ho con lei, ce l'ho con la politica di questo governo sull'immigrazione. Primo, non capisco il perché, e qualcuno dovrebbe spiegarmelo, se dicono avanti le donne in politica, benissimo. Ma allora quando dobbiamo fare due ministre dobbiamo andare a cercarcene una in Congo, in uno in Austria, perché la stessa cosa vale anche per la idem. Cerchiamocela a casa nostra, le eccellenze. Se vogliamo fare il ministero dell'integrazione, io prima penserei a integrare i nostri anziani, i nostri giovani e i poveretti. Ma il ministro dell'integrazione non può essere il ministro dell'immigrazione. Venite, c'è bisogno di voi. Se non ci sono dei numeri certi, l'integrazione non l'otterrai mai. E quella legge, che per me è benedetta, che qualcuno oggi vorrebbe abolire, si chiama Bossi-Fufini, perché anche è più il Land Dutch. È una regola sacrosanta che qua si viene per lavorare e non per fare i delinquenti come vorrebbe qualcuno. È quello che mi fa incavolare. Ma non solo Letta, il suo governo e la politica che porta avanti, anche tutti gli altri che hanno sostenuto in questi giorni l'emendamento per abolirla, che fossero i comunisti, c'era scontato, cercano i voti degli immigrati, ma il ministro di sottosegretario di riferimento, che ha espresso parere favorevole, è espressione del PDL, quindi anche loro ciurlano nel manico. In casa Grillo e Casaleggio dicono la legge deve restare, e Grillini invece dicono va abolita. Oh, ma neanche i vecchi democristiani riuscivano a tenere due piedi in una scarpa come questi qua, eh? Poi qualcuno vi parlerà dello Ius Soli e di tutto il resto, ma quello che non riesco più a accettare è questo perbenismo ipocrita che c'è. Poverini, dobbiamo farli venire, dobbiamo aiutarli. Io rispetto a questi signori vorrei sapere, perché poi sono gli stessi che si lamentano, il problema dell'occupazione, i nostri giovani disoccupati,
Ma se ci sono 2 milioni di immigrati regolari iscritti alle liste del lavoro e 600.000 sono disoccupati e non trovano posti i nostri, continuano ad arrivarne, mi spieghi dove vanno a trovare i nostri posti di lavoro? Io prima devo pensare a casa nostra. Oppure quelli che si lamentano con i nostri governatori, perché c'è il ticket sulla sanità. Nessuno ha pensato che con quel ticket noi paghiamo la sanità a tutti gli irregolari che sono qua presenti, a cui tu devi garantire le cure mediche, e le paghiamo noi. Nessuno si lamenta quando vede aumentare la pressione a livello dei comuni fiscale o a livello statale, e nessuno pensa che con quei soldi lì devi mantenerci i minori che devono star qui e sono a carico dei comuni. Devi garantire la pensione anche a chi non ha mai contribuito con un euro. E poi ci si lamenta. Vedevo oggi un comunicato dell'assessore della Toscana che lamentava che nella manovrina non ci sono i soldi per la cassa integrazione in deroga, e quei soldi sono andati a finanziare il discorso dell'immigrazione. Non ci sono i soldi per i nostri lavoratori, e ci sono per sistemare gli irregolari. A quel punto lì, quando vedo tutte queste scene di pianismo, veramente, e accusano le tragedie che sono accadute in questi giorni nei mari e attribuiscono alla Bossi Fini la responsabilità. La responsabilità è di chi fa arrivare dall'altra parte del Mediterraneo l'illusione che si può venire, che tanto saranno accolti tutti e ci sarà il ben godi per tutti. Questo li fa partire. Perché quando c'era ministro Maroni c'erano i pattugliamenti sulle coste dall'altra parte per non farli partire. Perché quando poi partono accadono questi fatti. Diceva, aiutiamoli a casa loro, perfetto, aiutiamoli là, facciamo in modo che non partano, che il lavoro lo trovino là e non venga a rubarlo a casa nostra. Però per dire queste cose qua, io sono razzista, cosa volete che vi dica? Basta pensarla così, che si viene accusati di razzismo. Guardate, io ho fatto una sciocchezza, mi sono scusato per questa sciocchezza, però mi spiace aver visto, e mi ha toccato da vicino, una dottoressa della provincia di Bergamo che si è fermata a dare soccorso a degli extracomunitari che si erano accoltellati, e uno di loro l'ha uccisa passandogli sopra con la macchina. È durata 2 giorni, dopodiché tutto è scomparso. Il mio di caso sul giornale c'è stato 15 giorni. Poi fa niente se a me danno del maiale, della scimmia. C'è questo qui, piemontese, che dice che non devo più entrare nei suoi ristoranti. E chi ci entra? Non si mangia bene, costa caro, chi ci va? Lascio perdere, vivrò lo stesso. Quello che vi posso garantire, passo la parola al nostro capogruppo alla Camera, Giorgetti, che chi tocca la Bossi Fini muore, veramente.